Quante sono Hai belle. speso tutti questi soldi? Se... Hai più in quest'armadio che nel tuo. Sì, è vero, vabbè. Se tu hai speso 1.500, No, io ti non ammazzo. 1.500, no. In questo video mia madre scopre quanto ho speso su Fortnite e fidatevi, non è poco. E soprattutto vi lancio la sfida. A 5.000 sostenitori nello shop, ora siamo a 2.292 circa, una roba del genere. Mio padre, e mio padre è uno che ci va giù pesante, scoprirà quanto ho speso nello shop. Fidatevi, non è una cosa da poco, fidatevi. Buona visione. In questo video invece mia madre scoprirà quanto ho speso su Fortnite e non sarà contenta, infatti guarda che fa già. Nello scorso video ha commentato tutto il mio armadietto, quindi andatelo a vedere perché scoprirete qual è la sua skin preferita. E non è stata comunque contenta di vedere che ho un armadietto così, diciamo, pieno di robe. Allora, tu hai già capito come funziona il discorso dei V-Bucks. Diciamo che 1000 V-Bucks sono 10 euro. E tu hai già visto quanto può costare una skin, tipo una skin verde costa 8 8 euro, ok, una skin azzurra invece costa 12 12 euro, una skin viola costa 15 e invece una skin dorata, cioè leggendaria, costa 20 20 euro. Mamma mia. Ok, poi i picconi anche loro costano, tipo quelli blu costano 8 8 euro. Questi qua costano 1200. No. Sì, questi qua viola. Sì, va, dopo vediamo. E poi c'è il pass battaglia. Il pass battaglia, ogni stagione c'è un pass battaglia nuovo. E diciamo che io faccio una serie di video dove mi lamento sempre delle cose che escono. Perché tu lo compri, costa 10 euro e dentro trovi tante cose. Però non le potrai più comprare in vita tua. Nel senso che è solo per questa stagione qua, per questo mese e mezzo. Poi sparisce e non lo puoi più comprare. Quindi o lo compri o non lo compri. E all'interno del pass battaglia trovi varie skin, varie cose. Tipo mimetiche per le armi, spray da fare sui muri. Non puoi scegliere. Quello No, che no, ti no. capita, ti capita. Esatto, è uguale per tutti. Ah, uguale per Uguale tutti. per tutti. Ok. Infatti la gente aspetta sempre il nuovo pass battaglia per vedere che cosa ci Cosa? sarà, che skin sarà. Infatti tu devi giocare e mentre giochi e completi delle missioni sali di livello. Io ormai, visto che mancano 20 giorni alla fine, ho finito tutto. E questa è l'ultima skin, che fa schifo in Ok. realtà. Non so se te la Sì, ricordi. me la ricordo. Anche, Tanti cioè, colori, la tante 99 è emozioni. questa e la 100 è questa. Insomma, hanno fatto un po' una schifezza perché, tipo, questo è livello 87, mi piace molto di Sì, più per dirti. sì. Anche questo è livello 71, mi piace molto di più. E trovi anche balletti e robe. Una volta che tu l'hai finito però non lo puoi più comprare. Quindi per questo, diciamo, tipo questo qua, il secondo pass battaglia era tema cavalieri. Quindi questa era la skin finale del pass e per questo la gente lo vuole tantissimo. Perché non lo può Non più ci sono comprare. più. Come questo, del resto questa era la prima skin che trovavi. C'era lui che era il maschio e lei che era la femmina. Era la prima. Questa era a livello 71 tipo. Per questo anche questa è rara. Anche questo piccone era del pass, quindi non lo puoi più comprare. E anche il balletto questo qua era del pass, quindi non lo puoi più comprare. Questo è bellissimo il balletto. Esatto. E la gente lo vuole perché non lo può avere. Non si può avere proprio. Cioè l'Epic Games, cioè la casa che ha fatto Sì. Fortnite, ha proprio spiegato che il pass battaglia o lo compri o non avrai mai più le cose. Diciamo, il pass battaglia costa 10 euro e teoricamente è conveniente perché tu hai tipo 5 Sì. skin. Che di solito una skin ti viene a costare 10 euro, quindi tu con 10 euro ne hai 5, hai tanti balletti che anche quelli costano, hai tante scie, diciamo, da usare, hai delle musiche di sottofondo. Quindi tutto questo costa 10 euro, però uno, se non è paziente, se non vuole aspettare per diciamo, sbloccare le cose man mano che la stagione va avanti, le può comprare tutte. Un livello costa 1,50 euro. Quindi se io non voglio giocare per sbloccare tutti i livelli, pago. E ci sono 100 livelli in tutto, quindi per sbloccarlo tutto paghi 150 euro. 150. Sì, e c'è gente che lo fa. 150 euro per sbloccare le cose subito, che tanto le sbloccheresti lo stesso, giocando. Sì, però è più interessante giocando, no? Infatti tu hai le Se no missioni, non ti tipo si chiamano diverti, non... sfide. Cioè, almeno Vedi che io io le sto dico, completando sì, tutte. Ci fai sono delle sfide, bene. tipo usa un attacco aereo in partite diverse, così tu le fai e sblocchi le robe. Mi sembra Vabbè. interessante Ma così. c'è gente che spende 150 euro per sbloccarlo tutto subito. Ci sono dei miei amici youtuber che lo fanno, non Luca perché è povero e neanche io perché sono povero, però ci sono alcuni che lo Vabbè, fanno. non dite che siete poveri. Voi No, sì, siete ricchi siamo dentro, sì, ricchi dentro e ma poveri fuori, esatto. senza... Sì. Adesso vediamo un po' l'armadietto, io ti dico. Tutte queste verdi costano 8 euro l'una, ok? Queste azzurre costano 12 euro l'una, queste qua Sì. costano 15 euro l'una. No.
E queste costano 20 euro l'una. Guarda quante ne ho di dorate. Guarda quante sono belle. Hai speso tutti questi soldi? Sì. Beh, alcune me le hanno regalate, ma comunque sì, bene o male sì. Hai più in quest'armadio che nel tuo. Sì, è vero. È vero, vabbè. Vabbè, ma fai conto che per esempio alcuni a volte fanno uscire dei pacchetti speciali dove tu tipo con 20 euro te ne porti a casa tre. Per esempio che è gelato, questo che è gelato, sì. Questo che è gelato, erano di un pacchetto insieme, okay. Leggende congelate. Okay. Sono dei pacchetti speciali che ti danno dei vantaggi in più, perché per esempio tu lo paghi a 20 euro, però ti danno anche quei V-Bucks e quindi insomma risparmi, diciamo. Facciamo finta che tipo risparmi. E quindi alcune skin le hai comprate così, altre invece tipo questa. Dovrebbe costare 15 euro perché è viola, in realtà questa si paga 5 euro tipo. Tu a 5 euro compri un pacchetto che ti dà 600 V-Bucks, che sarebbero 6 euro, sì. Più questa skin qua. E ogni season ne fanno una. Per esempio la season 8, che era season a tema pirata e Caraibi eccetera, era questa qua. E ti davano questa, 600 V-Bucks e un bellissimo questo. Lei ha lo zainetto, che è una chitarra. Bello. Ananas con la mimetica ananas, che a me piace tantissimo. Aspetta, te la faccio vedere. Guarda. Questo era un pacchetto, tipo costava 5 euro. E io per regola, diciamo, perché noi youtuber dobbiamo comprare tutti i pacchetti, sì. Io li ho tutti chiaramente, quindi ogni season, diciamo, sono 5 euro a pacchetto per ogni season. Siamo alla nona season. Giusto per farti, sono 45 euro solo dei pacchetti piccolini. Piccolini, sì. Sì, dei pacchetti di una skin. Ok, quindi adesso tu guardando un attimo questo bellissimo armadietto così pieno di skin varie, guardando anche tutto questo, allora, come ti dicevo prima, i picconi verdi costano 500, quindi 5 euro, sì. Quelli blu costano 800, quindi 8 sì. euro, e quelli viola costano 12 euro, quindi questo, che è stato il primo piccone che io ho comprato, ci ho speso 12 euro per questo. Ma 12 euro? Sei matto. 12 euro, sì. 12 euro. Sì. Per questo, che tu dici, ma servirà qualcosa in gioco? No, assolutamente no. Queste robe sono tutte per bellezza, non cambiano niente all'interno allora del gioco. Ma allora è come il nostro armadio delle donne, che hai delle robe solo sì, per sì. averle, ma non per usarle. Sì, infatti. Neanche voi ma non le usate. Perché gran parte delle volte che compri qualcosa poi non la usi più. Tipo io ho comprato questa ascia vichinga, perché in quel periodo erano uscite appunto le skin dei vichinghi, se te le ricordi. Sì. Poi non l'ho più usata, quindi 8 euro per quell'ascia che poi non ho più usato in vita mia. Tu per esempio oggi non puoi giocare mettendoti quello con quello? Sì, posso. Allora, posso dire, voglio scusami. Farmi il set vichingo, allora mi metto lui. Ma ogni giorno devi cambiare o no? No, posso, cioè, decido io quando cambio le robe. Cambia. Vabbè, ho capito, tipo, guarda, posso fare tutto il set vichingo, vedi, la nave vichinga. Ho anche la scia dei vichinghi, che è questa qua. Sì. Vedi? E così ho fatto il set vichingo, adesso metti magari una mimetica che ci può stare bene con tutto il set vichingo. Magari oggi mi vesto da... Ah, anche queste costano, chiaramente. Questa costa 7 euro, quelle viola costano 7 euro. Quelle blu costano 5 euro, quelle verdi 3 euro. 7 euro, 3 euro. Sì, questa roba qua costa 3 euro. Anche questa costa 3 euro. Questa credo. È di San Patrizio, hai presente l'Octoberfest, quelle robe credo. Lì. E invece sì. Ma allora facciamo una regola, se non li usi non comprare. Ma tu non lo sai mai, perché magari tipo vedi è uscita questa e tu dici wow che figata e tu la compri e dopo ti stufi perché sì. magari ne esce un'altra più bella e dici sì. wow che figata e la compri questa. Escono delle scarpe più belle, quelle esatto. altre non le usi. Esatto, tipo questa, vedi. Però le dai in beneficenza, invece tu se non le puoi dare. Non le posso dare da nessuna parte, non si possono fare gli scambi purtroppo. Tigre, e vedi. Dovete proporre di fare scambi. Non sono mica stupidi. No? No, perché c'è gente che magari uno si stufa di giocare a Fortnite, allora vende il suo account a 20 euro e allora uno lo compra a 20 euro e si passa tutte le robe, no, non va bene. Cioè se io mi stufo di giocare domani e voglio vendere l'account, lo posso vendere a quanto ho speso, nessuno lo compra a quanto io ho speso. Però se facessero i regali delle cose che hai, uno si regala tutte le cose, non va bene, capito? Perdono soldi, è giusto? Sì, dai, l'ho vista mille volte fare da te, tuo fratello. Infatti, questo sarebbe quando uno fa qualcosa di figo, fa la DAO, perché significa, ho fatto qualcosa di fighissimo. Certo. Quindi, tipo, l'hanno messa in milioni di diverse... tipo, l'hanno fatta semplice, poi l'hanno fatto infinita, quindi è stato tutto il tempo così. E poi l'ultima uscita, che a me piace un sacco, è quella... Dov'è finita? Quella tipo dub profonda, capito? Dub da gentiluomo, vedi? Questa mi piace tanto, ogni tanto potresti farla. Sì, proprio. Ecco, questa sarai tu quando avrai quando scopri quanto ho speso, vedi che piange. Sì, infatti già sto guardando il tuo armadio. Quando uno vede due combattere in distanza, intanto si mette a mangiare popcorn, no? Aspettando che uno dei due finisca. Anche questa a me fa impazzire, non so, mi piace tantissimo. Bello.
Quando il bagno è occupato. Quando tu sei infatti sempre in bagno 7 ore. Volevo chiedere ma non ho avuto il coraggio, ma mi sembrava questo. Infatti. Anche questa a me piace un sacco, ma più per la musichina, se non ascolti la musichina non lo puoi capire. Dopo aver visto tutte ste robe qua, secondo te quanto ho speso, diciamo? Sparare una cifra. Sì, e ti dico che è abbastanza alta, molto alta. Cioè giriamo intorno a uno stipendio, per dire. No! No! Sì, è. Stipendio. Sì, sì. 800 euro. No, e adesso uno stipendio da una persona un po' più ricca, diciamo. Purtroppo, però è così. Vabbè, io ho cominciato con lo stipendio di apprendista. Diciamo che si avvicina più allo stipendio di tata, possiamo dire. No. Sì, un po' sì. Cosa sei no? Matto. Perché? Sì, anche perché io uso il mio codice, cioè supporta un creatore, capito? Euro? Quindi ogni 100 euro che spendo guadagno 5 euro. Hai speso più di 1000 sì. euro? Sì. Più di 1000 euro? Sì. Più di 1000 ma meno di 2000. Ma non avete bisogno di misurare la febbre quando comprate queste robe? No, no, ma infatti io sono anche uno abbastanza tirchio. C'è gente che compra ogni roba che esce, ti assicuro. Io sono molto tirchio quando... No, tu non è che sei tirchio, solo che non avendo la disponibilità non sì, esatto, compri. Essendo un è povero diverso. non shoppo, io sì. Non ti do i soldini per comprare no, queste infatti, robe. No, infatti, tu hai speso 1500, io ti... No, ti non 1500, no. E poi sono soldi miei, cosa vuoi? Ma te? Non importa, non è che... Non ho speso 1500, un po' meno. Un po' meno. Un po' meno. Beh, già mi rallegra il Beh, fatto. Insomma. 1200? Un po' più. 1300? Un pochino di più. 1350? Sì, esatto, no. Circa 1000... Vediamo se mi ricordo bene, perché avevo fatto tutti i calcoli, capito? Mamma mia, ma sei male. Sì, 1350 circa. Ma... Fatto... Ho fatto i calcoli, raga, vedete? Ho fatto vedere quanti V-Bucks dei vari balletti, eccetera. Cosa c'è? Perché ridi? No, no, non rido. Rido, sai quando c'è il riso sardonico, sarcastico? Sì, vabbè, ma non è che li ho spesi tutti in una botta, nel senso 5 euro oggi, 5 euro domani, 1350 euro alla fine della fiera. Questo ti fa capire che 5 oggi, 5 domani, alla fine arrivi che hai speso 1300. Tantissimo, secondo te Tata sarebbe contento se facessimo questo video con lui? Figurati, quando senti quanto ha speso... Mi pesta di botte.